anch'io resto a casa in questo periodo, però devo dire che mi annoio un po'. Vorrei ritornare a saltellare in giro per i parchetti a divertirmi. Però, se non posso saltellare io, posso far saltellare qualcun altro. E allora potremo costruire insieme delle bellissime rane salterine. Così poi potremo fare dei percorsi e farle saltellare per tutta la casa facendo una gara con i nostri fratelli o con la mamma o con il papà. Ci state? Pronti? Attenti! Rana salterina! Per fare questo lavoretto ti serviranno dei fogli di carta colorata, delle forbici, della colla e, se hai, degli occhietti. Ma non ti preoccupare, se non ce li hai possiamo usare semplicemente un pennarello nero. Per prima cosa pieghiamo il foglio. Ecco qua, vedete, dobbiamo fare un quadrato. Abbiamo unito le due parti, abbiamo fatto un quadrato e tagliamo la parte in eccesso con le forbici. È proprio un quadrato, vedete? Ora lo pieghiamo anche dall'altra parte. Si chiamano diagonali queste cose che vanno da una parte e dall'altra. Apriamo. Ripieghiamo nuovamente il foglio in quest'altro verso, vedete? È una piega ancora diversa. Ed ora questa è la parte più difficile, vi assicuro, ma poi tutto il resto è ancora più facile. Fatevi aiutare magari. Vedete, dobbiamo piegare le due parti, una verso l'altra, di modo che alla fine venga fuori un triangolo. Ed ora pieghiamo i lati, le punte dei lati, verso il centro per fare altri due triangolini più piccoli. Mi raccomando, bisogna sempre premere bene bene di modo che siano piegati il più possibile. E di nuovo il lato più esterno lo porto all'interno ed ecco qua. Vedete, come una forma di un piccolo aquilone. Ora lo giro e devo piegare anche queste altre punte, ma in un altro verso. Saprete che è corretto se spunta fuori il triangolino da dietro. Vedete che fa capolino lì dietro questa punta? Eccola. Pieghiamo anche l'altra parte e anche da questa parte abbiamo come una forma di un aquilone, vedete? Ed ora invece di piegare in dentro, ripieghiamo nuovamente questa parte verso fuori, vedete? E schiacciamo bene bene, così il tutto funzionerà. Ecco qua. Ed ora l'ultima parte, dobbiamo piegare praticamente un po' sotto la metà della rana verso se stessa e ripiegarla ancora indietro. Tenete il centro perché altrimenti si spezza. Ecco, premete forte forte e in realtà tan, la rana salterina è già pronta, ma la vogliamo fare ancora più carina e ci mettiamo gli occhietti con la colla stick. Un occhietto, premiamo forte forte, ecco qua. E l'altro occhietto con la colla. Bella la nostra! Se non avete gli occhietti, niente paura. Ecco, si fa col pennarello. Eh sì, una bella gara fra ranocchie. Ha vinto la bianca. Ce la posso fare anch'io. Hanno saltellato proprio dappertutto le mie amiche rane. E a voi come sono venute? Di che colore le avete fatte? Ma soprattutto, avete fatto le gare con la rana salterina in giro per tutta la casa? Cra, cra. Se questo lavoretto vi è piaciuto, potrete trovarne tanti, tanti altri su Gaia e il suo riciclo creativo, il mio canale su YouTube.